Livello sfida? Che spectacular! Impostazione per i giocatori che amano i combattimenti impegnativi, i nemici sono più resistenti e aggressivi. No, dai. Amazing! Dai, facciamo amazing. Io su sti giochi comunque so forte, quindi non è per vantarmi, ragazzi, però volete spectacularis? E spectacularis sia. Guardiamo il riepilogo anche se noi l'abbiamo riportato di recente. Spider-Man, sti cazzi. Ehi, hey Pete, sto lavorando al saggio per entrare al college e vogliono che scriva qualcosa su di me. Devi venderti bene. È difficile. Hai qualche consiglio? Beh, prendi me. Ehi, hey, Peter Parker. Ho 25 anni, ho una gran bella laurea in biofisica e amo la donna migliore del mondo. Che modesto. E migliore giornalista della città? È vero, grande MJ. Cerco di essere all'altezza dell'altra donna migliore del mondo, May, mia zia. Sempre più modesto? E tempo fa sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri. Ma non posso scriverlo! Ehi, abbi pazienza, sto improvvisando. Ho usato i miei poteri per aiutare la città e salvarla da chi voleva distruggerla. Come il mio mentore, il dottor Otto Octavius. Perse il lavoro a causa di un suo ex collega, Norman Osborn. Otto si vendicò usando un'arma biologica. Va bene l'audio? Riuscì a fermare Otto, ma a un caro prezzo. Niente male, ma io non sono Peter Parker. Esatto. Tu sei Miles Morales. Hai 17 anni e studi alla Brooklyn Visions Academy. Baltino? Io, ecco, di tanto in tanto aiuto mia mamma nel suo lavoro ad Harlem. Lei è la consigliera Rio Morales. E mi piace una ragazza. Lei è spettacolare, la ammiro molto. E credo sia una delle migliori artiste in città. Anche io sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri. Ho imparato ad essere Spider-Man dall'originale. Ma ho imparato ad essere un eroe da mio padre. Bello! È stato ucciso da Martin Lee durante un attentato. Cerco di fare del bene ogni giorno, proprio come mi ha insegnato papà. È difficile. A volte non si possono salvare le persone a cui vogliamo bene, neanche con dei superpoteri. Ma un vero eroe non si arrende mai. E non intendo farlo. Non lo so. Non riesco a parlare di me senza citare Spider-Man. Certo che puoi, devi solo... Leone, grazie 19, Dave, grazie dei 4, Chuck, grazie di 3. Namo, namo! Porco zio, porco trauma, grazie del Prime, bello mio. Flo, grazie dei 2 anni. Harry! Harry, ragazzi, che sta a vedere? Leva la fregna! Mi sa che la madre. Vabbè, Milke, grazie del sub. Pronti? Ma inizia proprio così, regà. Ci siamo. Stai bene? Che voce c'ha? Mi fai una promessa? Ella! Sì, certo. Levate. Se non funziona, uccidimi. Funzionerà. Sai che non mi resta molto tempo. Vorrei averlo per salutare. Ascolta, non ti lascerò morire. Ma sto a guardare fuori. Farò qualsiasi cosa per non perderti. Allora sì, lui ha una malattia terminale. Jude Bellingham.
Lollo, grazie di 3, Leona, grazie 20, Marce, grazie di 2, Riccio, grazie del sabetto, Vigi, grazie di 31, Mirko, grazie del sabato, Marzone, grazie dei 6 mesi, Figo, grazie di 30, bello mio, Flo, grazie dei 2 anni. Oh, è diventata la fregna lei, oh. Bravo, Jude. Eccomi! Ho l'audio troppo alto. Buongiorno, ragazzi. Da oggi abbiamo un nuovo insegnante nella scuola. Ciao. Io sono... no, io sono... Un insegnante. Signor Parker. E voi siete fortunati. Perché questo è il corso di fisica e la fisica spacca. Vi siete mai chiesti come fanno alcuni insetti, uccelli o rettili a camminare sull'acqua? Due parole. Tensione superficiale. Bagno, posso? Ok. Vabbè, c'ho già il pene duro, ragazzi. Ce l'ho già duro. Questa tensione si basa sulla coesione, ok? Nell'equazione la tensione si esprime con gamma, ovvero la forza, esercitata parallelamente alla superficie del liquido. F divisa per la lunghezza, L, della linea sopra cui agisce la forza. Qualcuno... Mi serve una mano? Il signor Morales, giusto? Sicuro di non poter risolvere il problema da solo? Sicuro. Ok, ragazzi. Leggete il capitolo 4 o 5, quello che è. Miles, questo lavoro mi serve. Se la preside si accorge che sono sparito, mi licenzia. Pronto? Lo so, ma questa devi vederla. Addio lavoro. Tombato c'è sta. Preside Evans già mi odia per il ritardo di stamattina. Bro, te l'avevo detto di non tardare. Bro. Sta tranquillo. Bro. Non impiegheremo molto. Lo spero. Perché ho appuntamento per la mia candidatura al college. Ah, hai finito il saggio? Lo devo iniziare. Allora andiamo in centro e risolviamo subito con Marco. Wow. Che sei tu? Hey MJ. Ragazzi, è meglio se venite subito giù in centro. Siamo sopra Brooklyn. Jameson ha mandato te per il bugle. Ancora non ci credo che Tripla J è il tuo nuovo capo. Un direttore davvero adorabile. Non ci metterai molto a farti rispettare. Che mi dici di Marco? Ormai sono anni che non lo vedo. Secondo i testimoni correva lungo la Broadway urlando frasi scorrese. Sembrava furibondo, paranoico e confuso. È come esploso. Madonna, ragazzi. Cavolo. Dobbiamo riuscire a calmarlo. Ho già visto persone così fuori controllo. State attenti. Per fortuna ci sono due Spider-Man. Forza e coraggio. Grazie, MJ. Siamo le nostre nuove invenzioni? Non esiste. È a stento un prototipo. Va testata. Le hai portate, vero? No comment. Fermiamo, farà male a qualcuno o a se stesso. Forse ha fame? What the fuck? Aspetta, fammi levare sta sigaretta, porco Giuda. What?
Ho capito. Carino come inizio. Giova, grazie dei 6. Blade, grazie dei 14. Gabriele, grazie dei Potrei 5. lanciargli una merendina! Qual è il piano? Tienilo impegnato! Ho un'idea! No, cavolo! Ancora arrabbiato dopo tanti anni, Marco? Prova un po' di yoga! Deve essere più tipo da Pilates! Perché degli stessi? Bella idea! Non ho detto che era buona! Speravo in una giornata normale! Insegnare fisico! Fare due chiacchiere imbarazzanti in sala professore! Vuoi firmare per questa consegna? Fatto in arrivo! Ci sono! Ce l'ho! Sa fare dei minime? Mi posso alzare che ce l'ho duro! Ho salvato Mr. Vertigini! Ma non prima che mi vomitasse addosso! Non è l'unico! Anche Sandman ha rigurgitato degli amichetti. Sul serio? Può farlo? Così pare. Mi serve qui. Ma quanto è bello, ragazzi. Porco Giuda, quanto è bello, regà. Quanto è bello. Signor Parker? Scusi, chi parla? Presidente. Ma certo, presidente. Gli studenti hanno evacuato le onde. Lei dov'è? Signor Parker! Ho solo... dimenticato... una cosa in macchina! Cosa è stato? Niente! Sto solo... Ragazzi, ci sono tipo le tecniche, regà! Ci sono tipo le tecniche, capito? Le tecniche che fai con L1 le attivi. Vabbè, Rich, grazie 42, Teo, grazie 28, Gioele, grazie del Prime, Siplana, grazie dei 2, Frode, grazie degli 11, Frode Baggins. Matteo, grazie del Prime, Yarne, grazie 19, Gabriele, grazie dei 5, Giova, grazie dei 6, bello. Pronti? Ha funzionato? Voglio dire, sto tornando giusto ora. Quindi siamo nel cooldown. Deve badare a questo dai. L'avviso. Qui si mette male. Aia, porco Giuda, non l'ho visto. Ci sono quasi. Come andiamo? Miles, che ha bello, la no, ragazzi, sto volando, no. Stupendo. Sarò espulso? Ehi, tu hai solo saltato una lezione. Io ho abbandonato i miei studenti durante un'emergenza. Sei fregato. Che bello l'uomo sabbia, ragazzi. È uno di veramente troppo bello lui. Sandman. Ho sempre odiato quel nome. Lo so che ce l'hai con me. Non ha niente a che vedere con te. Lasciami stare! Voglio aiutarti! Ma prima devo farti male! Bel piccione! Mazza che stecca che ci ha dato! Non era contento di rivederti. Già, non è un tipo nostalgico. Come? Mirko, grazie del Prime. Ritorneremo prima o dopo. Chi tenta di fermarmi? Oh, Miles, vediamo. Dopo
Dobbiamo essere più convincenti. Come? Detesta l'acqua e ha già le spalle bagnate. Scommetto che non è un grande fan dell'elettricità. Perspicace! Vediamo il triangolo! Mamma mia, quanto è bello Miles, male. Ragazzi, che è tutto sto. Dove va? Dove userò va? Userò le ragnatele mentre mi carico. Io intanto tengo aperto il rubinetto. È stordito! Colpiscilo! Ti ha ordinato dell'acqua? Canestro! Occhio Spider-Man! No! Non posso dire diverso. Sono speech. Non posso parlare. Ma quanto è bello, Regalo. Cosa? È pazzesco. Lo so, ma ascolta. Ci serve un'enorme fonte d'acqua a Wall Street. Ok, controllo le mappe. Prudenza. Anche tu, signor Parker. Contaci. Aspetta, cosa? Lui lo sa. Yankee sa tutto. E a lezione ci siamo comportati in modo strano. Oh, maledetta scuola per piccoli geni. Ora posso avvicinarmi. Dagli le previsioni del tempo, Spider-Man. Oggi previsti a portarti rovesci. L'abbiamo messo nel sacco. La cisterna del Madison Building dovrebbe bastare. Cioè, parliamo di 40.000 litri. Ok, grazie, Genki. Miles è troppo rotto, ragazzi, fortissimo. Non dovevate venire qui, ragni. Pensi ancora che l'abbiamo messo nel sacco? Sì, forse ho parlato troppo presto. God of War, raga, questo è God of War, Questo è God of War, raga, questo è Kronos. Manca poco! Serbatoio! Spider-Man! Volevo solo una vita normale, come chiunque altro. Non è questo il modo, Marco. Per uno come me, non c'è altro modo. Pete, che è successo? Sono finito fuori. Tu continua a salire, ci vediamo in cima. Quel serbatoio d'acqua è l'unica speranza. Mamma, quanto è bello Miles, ragazzi. No, tocca qua solo Miles. Ragazzi, usa solo Miles. Dove sei, Pete? Torna. Resta dentro! Sarà impegnato. Serve quel serbatoio d'acqua, altrimenti... Ah, ok, no, la dovevo perdere quella vita, ragazzi. La dovevo perdere quella vita, ragazzi miei. Dovevo. Caos, grazie il Prime, Ricky, grazie ai 14. Smold, grazie dei 4. Porco Giuda, ma... Continua così, Miles. Era tutto fatto apposta per farti capire come te devi curare, capito? Non è troppo tardi! Ora è tardi. Oh, cavolo! Colpi di grazia, belli! Non potevi costruire castelli di sabbia, Marco!
Ma, tutto bene? Sono confitto. Lo so, siete su tutti i canali. Sto andando in centro per coordinare gli aiuti e il personale. Genki vi sta coprendo con la scuola? Sì, ma dopo ho un appuntamento con il mio consulente. Io non puoi riesco a parlare, ragazzi, sto godendo. Con la preside ci parlo io. Ora New York ha bisogno di te. Grazie, mamma. Sii prudente. No. Se chiedo, amico. Come dice mamma, non posso deludere New York. Vaffanculo, è andato via, quello è morto. Ah, della risetta. Cioè, se tipo vai al liscio della risetta, capito? Taglio l'estintore. Di questo nel mio saggio andrei in qualsiasi college. Oh, Spider-Man ci andrebbe. Non ce posso credere. Non divagare, Miles. Concentrati. Il mio Venom. Come andiamo, Spider-Man? Ci sono quasi. Il serbatoio è nostro! In realtà, ora è suo! Ehi, scusa! Che mi sono perso? Vuole mangiarmi! No! E diamogli da bere, invece! È fatta! Completamente distrutta, annichilita. Beat! Usa i nuovi giocattoli! L'ultimo aggiornamento della tuta non era stabile, ma... ora o mai più! Le ali di ragnatela! Funzionano! Non è ancora finita! Marco è alla spiaggia del volo 4! Cosa combinerà con tutta quella sabbia? Beh, lo ha appena fatto! Mi servi subito, Miles! Sì, lo vedo! Sono dietro di... Miles! Miles! Che cosa mi sono cacciato? Datti una calmata, Marco! Ragazzi, ragazzi! Sono in pericolo! Cos'è questa roba? Nessuno ascolta Marco! Ma tutti dovranno ascoltare Sandman! Marco 2 entra nelle mosche, c'è ragione! Miles, l'unico il solo. Hai qualche idea? Adesso sì. Sì. Comincia la lezione. In classe, la tempesta di Marco sta generando molta elettricità. Che succede alla tensione superficiale della sabbia se aumenti il voltaggio? Che belle le cose in due. Come quando ho polverato i mini Marco. 10 e lode. Tu assorbi l'energia, io gliela sparo contro. Vuoi farmi colpire da un fulmine? Pensi di farcela? Non resta che scoprirlo. Ok, ho capito. E dimmi come pensi di deviare un fulmine? L'hai detto tu. Con i nostri giocattoli. Ok, buono. Vabbè, mi sono fatto un po' male, ma ne è balzata bene. Eccomi, giusto in tempo. Raga, questo è cinema, eh. Ora o mai più, Spider-Man. Muoviamoci. Perché non mi arrendete? No, raga, potevo fare L1R1, sono scemo. Proteggere la città.
siamo! Sabbia ovunque. È l'inizio, è la prima missione, regà. Marco, andrà tutto bene. Le cose non vanno bene da tanto tempo. Se ti serve aiuto, devi solo chiedere. Siete voi due che ne avrete bisogno quando vi cercheranno. Questo era il tutorial, bro. Di chi parla? Fammi ringraziare due sub, porca puttana. Non mi vai subito su Kraven. Vabbè ragazzi, dai, fammi fumare la sigaretta. Dai, porco Dio, fammi denudare un secondo. Con l'età sei diventato lento, Sergei Milinkovic. Un destino che tu non dovrai affrontare. Sono stato la tua ombra per ore e tu non hai notato nulla. Patetico. Ho chiesto un degno rivale. E questo è ciò che mi portate. Signore, e se provassimo a cambiare terreno di caccia? Questa è la parte ovviamente del trailer. Black Cat, Prowler, Wright, Tombstone, Sandman, Vulture, l'avvoltoio, Lizard, Taskmaster. Accendete i fuochi. Inizia la grande caccia. La grande caccia di Kraven, ragazzi. Oh, sheesh! È finito il gioco, ragazzi. Ma che inizio è? Ma che inizio è? Quanto casa, ragazzi! L'app è andata. Pete, riesci a vedere? Dammi un attimo, Miles! Ci penso io, è tutto ok. Sono cambiati i nemici dalla... Sì. Anche qui non va. Ehi, Genki! Lo so. La rete di telecomunicazioni non ha retto. Cosa succede alle richieste inviate? Restano in coda, ma... Un attimo. Forse ho un'idea. Fai in fretta. Prima che l'app andasse offline, ho visto una richiesta tra Liberty e Broadway.